la vostra pazienza e davvero la parola al professor Rivas sull'argomento le cause dello sviluppo Dopo. rallentato dei paesi poveri e le possibili vie d'uscita. Dunque, innanzitutto io vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito e voi per la presenza. Non è la prima volta che io vengo a Cagliari, ho avuto la fortuna e la possibilità di farlo anche altre volte. Funziona? Si ascolta. Forse Allora? No. E questo sì. Quando si ha la possibilità di venire ogni tanto a un posto, spesso si corre il rischio di ripetersi, io mi auguro di non farlo, il tema è un po' diverso di quello di altre occasioni, anche se sono tutti dei temi collegati. Io non credo che in un incontro come questo nessuno, comunque non io, possa dare un'immagine complessiva del problema, però credo che si possa provare a fare una fotografia leggibile e quindi utile per tutti e mi auguro non troppo noiosa, è quello che cercherò di fare. Quindi vorrei fare un intervento più o meno nel quale anzitutto affrontare le cause del debito, le cause recenti, parlando di questo naturalmente darne un po' le misure, ricordare come dire, qualche conseguenza di questo debito. E infine poi cercare di affrontare la tematica della cancellazione del debito, della sua diminuzione e dei problemi e dei vantaggi e delle difficoltà che questo potrebbe comportare. No, perdono, io voglio solo chiarire una cosa prima perché mi sembra importante, sentendo la presentazione del pastore che io veramente ringrazio tanto, vorrei dirvi che sostanzialmente io non sono nessuna di quelle cose che lui ha letto. Forse sono stato tutte quelle cose, ma lo sono stato in momenti diversi della mia vita. E io vorrei soltanto dirvi che, insomma, io mi sento, io sono a Milano si dice bucum pra. Insomma, io sono un bucum pra che ha la fortuna di non avere grossi problemi economici. Quindi, abitando in Italia da 26 anni, mi sento molto italiano per molti versi, dall'altra parte mi sento molto latinoamericano, ne rivendico con molto orgoglio questa appartenenza, pur nei suoi difetti, e sono uno che passa in giro per il mondo cercando di capire perché ci sta, non sempre con grande successo, e comunque cercando anche di divertirsi. Punto e basta, non saprei dire molto più di me. Quindi questo fa poi il lungo elenco dei curriculum, nel senso che non sapendo ancora, malgrado abbia già superato i 50 anni, non sapendo ancora cosa vorrei fare da grande, uno finisce per fare tante cose, ma insomma succede così. Allora, debito estero. Da dove nasce? Beh, anzitutto nasce, io direi, di una questione quasi filosofica, oltre che economica, che più o meno suona così. Ci sono dei paesi ricchi, tu non sei ricco, se vuoi diventare ricco devi fare come noi. Banale così. Che cosa vuol dire un'affermazione di questo tipo? Collochiamola nei vari momenti storici. Sì, forse se non mi disturba io mi alzo, perché sono anche più Sì, o può sedersi qua. No. Allora, a un certo punto supponiamoci un continente che si indipendenza, ovvero sia l'America Latina. Adesso si sente? Quindi siamo attorno al 1815 per il 1918 per l'America del Sud, al 1825 per l'America Centrale. Quindi questi combattono delle guerre, in verità non si indipendizzano solo per questo è un po' la borgata, diciamo, che viene poi raccontata,
Ma si indipendizzano anche perché nelle loro metropoli europee ci sono altri problemi che impediscono che questi intervengano con la sufficiente potenza, e quindi nel caso latinoamericano ci sarà una guerra in Spagna che farà fatica e aiuterà, diciamo, questa indipendenza. E ci sono interessi di altri stati europei che vogliono che questi paesi diventino autonomi della Spagna per cominciare meglio con loro, e quindi li aiuteranno, sostanzialmente l'Inghilterra. Quindi, però questi stati nascono indipendenti e il giorno dopo le loro nuove classi dirigenti si guardano attorno e dicono che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere come gli spagnoli, dei quali pure ci siamo appena indipendizzati, o come gli inglesi, o come gli olandesi, o come i tedeschi. E che cosa hanno questi signori di diverso da noi? Beh, c'è una burocrazia che funziona, una struttura dello Stato che funziona, c'è un esercito, perché se uno non ha un esercito non può avere uno Stato. E gli eserciti sono molto ben vestiti, hanno una divisa, sono tutte uguali, sono tutte blu, hanno il cappellino rosso, poi hanno i fucili, hanno i cannoni. Chi produce queste cose in America Latina? Nessuno. Allora che cosa ce ne facciamo? Li compriamo in Inghilterra. Non è un'invenzione. La prima fase del debito estero latinoamericano nasce per comprare degli uniformi e dei cannoni agli inglesi per montare i loro stati. Quindi è un esempio pratico. Oppure, andiamo molto più sui giorni nostri, anni 50, mettiamo 1962, decreto del governo, peraltro in alcuni momenti progressisti, della Francia, stabilisce che in quel paese lì, dove chissà per quale motivo ci sono anche degli arabi, anche se il paese era un paese arabo, era l'Algeria naturalmente, gli arabi non hanno alcuni diritti, per esempio non possono pregare in arabo. Per esempio non possono praticare pubblicamente il loro credo, per esempio non possono bagnarsi nel mare perché il mare è un qualcosa che deve restare pulito e quindi ovviamente gli arabi sporcano il mare, per cui nei paesi arabi gli arabi non si devono fare il bagno, eccetera. Quando l'Algeria diventerà indipendente nel 1962 farà lo stesso giochino. Di che cosa abbiamo bisogno? Raffinerie di petrolio? Abbiamo bisogno dei pipeline per portare il gas, abbiamo bisogno di uno Stato, abbiamo bisogno di un esercito, insomma, eccetera, eccetera. E lo stesso vale per il Congo, lo stesso vale per il Ghana. Quindi la prima ragione di indebitamento esterno è che bisogna imitare i ricchi e per farlo bisogna acquistare delle cose, bisogna contrarre dei crediti. Devo dire che in questo, se volete in astratto, non c'è niente di male. Nel senso che chiunque faccia due letture di economia, finirà, o di sociologia, si finirà certamente da alcuni tedeschi bravi, sicuramente facciamo Weber per citarne uno, e leggerà sicuramente che una delle questioni etiche più importanti è guadagnare dei soldi, che questo se uno lo fa per bene è una questione importante, e che per guadagnare dei soldi è meglio lavorare con i soldi degli altri, quindi lavorare a credito. Peraltro, se voi fate quattro conti che vadano al di là del terrore che ognuno di noi ha di essere indebitato, che è un terrore sacro di quelli che non hanno soldi, ce l'abbiamo tutti, ma andate a vedere come funzionano le aziende italiane, vedrete che tutti loro hanno dei grossi debiti con le banche e che considerano che questo essere indebitati sia del tutto buono, beneficioso, tranquillo, si lavora con i soldi vostri, perché le banche che non creano i soldi dal nulla li ricevono da quelli che non hanno l'industria e poi le prestano loro e loro li usano, si suppone bene. Weber avrebbe detto il problema è che devono essere etici, cioè devono usarlo in modo adeguato, creando del lavoro, ci troviamo su quello perché poi è questo quello che cambia. Quindi non c'è niente di male a indebitarsi, il problema è per fare che cosa? Come dire, per dirla con una battuta, se io mi indebito con una banca per farmi una casa, quindi attraverso un mutuo, può essere una pessima operazione se io non so come pagare quei soldi. Se io mi indebito in teoria con una banca per fare una birreria, per vendere la birra, può essere un'ottima operazione. Quindi in questo non c'è niente di morale, nel primo caso la famiglia finisce sotto un tetto, nel secondo mi ricavo tutti i cagliaritani. Ma questo non è un problema. In economia la etica viene dopo, ne parliamo dopo. La prima etica è facciamo rendere gli investimenti. Ovviamente già qui, io sto cercando semplicemente
di ritrattare alcune leve delle opzioni, non sto dicendo che a me piacciono, ma il problema è che anche le cose che non mi piacciono ci devo pur fare i conti, devo prima andare a vedere come sono e poi eventualmente proporre come modificare. Quindi così si sono indebitati e vivono nei debiti da sempre. Allora, se questo è vero, chi vive nei debiti, se la mia affermazione è giusta, vuol dire che tutti gli stati del mondo dovrebbero essere indebitati. E la risposta è sì, tutti gli stati del mondo sono indebitati. Peraltro, abitando l'Italia, voi sapete bene che questo è uno stato molto indebitato. Quando vi si dice che i debiti dello Stato italiano superano il prodotto interno lordo del paese, vi si dice esattamente quello, che questo è uno stato molto indebitato. E che ogni italiano è molto più indebitato di un brasiliano, del quale pure parliamo sempre attorno ai debiti. Ma se gli italiani sono indebitati, allora vuol dire che lo sono anche i francesi, e infatti lo sono, e i tedeschi, e gli olandesi, e soprattutto gli Stati Uniti. Sì, in verità, gli Stati Uniti da soli devono più soldi al sistema finanziario internazionale di tutti i paesi del terzo mondo moltiplicati per 4 volte. Cioè, da soli, gli Stati Uniti devono 4 volte tanto il debito dei paesi del terzo mondo. E badate bene che saranno pure bravi, ma sono 250 milioni di persone contro 5 miliardi e 2, eppure hanno 4 volte i debiti. E a nessuno preoccupa questo. Certo, c'è una ragione, nel senso che se io avessi un credito verso una ditta americana o verso un privato americano, potrei supporre, forse sbagliando, perché anche tra di loro ci sarà qualcuno che tenterà di fregarmi, ma insomma io suppongo che loro pagano sempre e quindi non sono preoccupato. Mentre invece se ho un credito verso un indonesiano, forse sono preoccupato perché quelli lì normalmente tendono a fregare il prossimo. Almeno questa è la vulgata. Va bene, però tenete presente che quando si parla di debiti, questi pesano per quello che valgono, cioè sull'economia mondiale. Il fatto che gli Stati Uniti debbano 4 volte ciò che devono tutti i paesi del terzo mondo ha dei risultati che hanno a che fare con quella dimensione del debito, quindi con l'inflazione mondiale, quindi con la maggiore o minore quantità di denaro in giro, eccetera, eccetera. Detto questo, torniamo al nostro terzo mondo, che è il nostro tema. Diciamo, sono tutti indebitati, ma la fase attuale di debito ha una genesi precisa e ha una storia relativamente breve nel tempo. Quindi andiamo su quella, perché se no non ne veniamo più fuori. La genesi sta nel 1973. Nel 1973 più o meno il panorama era di questo tipo. Nel mondo occidentale, cosa che si dimentica sempre, si era alla fine di ciò che gli economisti chiamano un ciclo di accumulazione. Cioè, io monto uno schemino economico sulla base di alcuni dati e li faccio fruttare fino in fondo. Questo ciclo di accumulazione del mondo occidentale, che era quello susseguito al secondo dopoguerra, si basava sostanzialmente sulla diffusione di massa di alcuni consumi. Facciamolo ancora in termini più semplici. Io non lo so se voi avete presente le statistiche della Sardegna del 1945, ma credo, senza conoscerle, che se uno da qualche parte potesse trovare il dato su quante autovetture o su quanti frigoriferi c'erano a Cagliari nel 1945, avrebbe delle cifre molto basse. Cioè, in questo paese quasi nessuno c'aveva la macchina e quasi nessuno c'aveva il frigorifero. Quindi il modello nato nel 1945 punta su questo. Massifichiamo a livello della popolazione occidentale il consumo dei grandi prodotti della tecnica, sostanzialmente, per semplificare, la macchina e la linea bianca, sostanzialmente. E questo va avanti dal 1945 in avanti. Al 1973 però quasi tutti gli italiani avevano la macchina. Questo è un paese nel quale ci sono più autovetture private matricolate degli adulti maggiori di 18 anni, quindi è chiaro che quasi tutti ce l'hanno. Sì, ci sarà sempre qualcuno che non ce l'ha, ma insomma statisticamente tutti ce l'hanno, fin troppe. E poi probabilmente qualcuno non avrà il frigorifero, ma credo che sarà un caso raro, anzi ci sono molti che ne hanno anche due, voglio dire, a casa. Ma il problema del 73 è che a un certo punto la gente non può continuare a comprare più macchine e non può avere 27 frigoriferi a casa. Quindi bisogna cambiare il modello di sviluppo, cioè quell'elemento
sul quale si fondava la loro, la ricchezza fondamentale dei paesi ricchi. E lo si fa fondamentalmente su due direzioni. Uno, investendo su ciò che allora sono dei settori di ricerca e che oggi sono internet, e la telematica, l'informatica, e la robotica, le biotecnologie, quindi hanno avuto dei risultati. E due, si pretende di generalizzare un modello di consumo energetico, che è la base di tutto lo sviluppo industriale, passando dal petrolio al nucleare, per un certo periodo. Su questo si ritrovano d'accordo tutti i grandi attori dell'Occidente. Non lo so se tutti ne erano coscienti, sicuramente non lo erano, non lo era la gente comune, ma penso che i governi almeno una parte lo fosse. Quindi nel 1973 questo significa che un gruppo di paesi marginali, poveri, poco importanti, aumenta il prezzo del petrolio, cosa che avevano potuto fare 20 anni prima, e anzi ci avevano pure provato, ma questa volta risulta, cioè nessuno le dice di no. E il prezzo del petrolio, che nel 1973 costava $11 il barile, costava 4 dollari il barile, passa a 11 di colpo, settembre 1973, e arriva a dicembre a $18 e un anno dopo a $40. Per chi sia meno giovane, io sono arrivato in Italia nel febbraio 74, mi ricordo ancora che sbarcando a Roma la prima cosa che mi richiamò l'attenzione fu che le macchine giravano a targhe alterne, perché non si poteva girare tutti i giorni con la macchina, e che non c'erano le insegne luminose accese, perché bisognava risparmiare energia, che era un po' il segno evidente di quello che stava passando, insomma. Ma il problema di fondo era quello di risparmiamo sull'energia, facciamo la grande trasformazione verso il nucleare e cambiamo le nostre produzioni fondamentali. Devo dire che all'epoca e ancora oggi qualcuno sostiene che quella cosa è avvenuta perché c'erano un po' di cattivi sceicchi che erano molto dilapidatori di soldi, andavano a giocare al casinò e tutte queste, tutte le sere, avevano jet privati. Allora tutto avviene per quello, perché Gheddafi e compagni erano cattivi. Evidentemente questo non sta in piedi. Questo è avvenuto perché erano d'accordo gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica dell'epoca, l'Inghilterra, la Francia, eccetera, eccetera. Peraltro le prove le avete alla vista. Se voi andate a vedere quella, la mappa delle grandi raffinerie, delle grandi installazioni petrolifere nel mondo di oggi, sono tutte di dopo il 73. Nel 73 non c'era nessuna di queste robe che porta il gas dall'Algeria all'Italia, dall'Alaska verso gli Stati Uniti, non c'era il petrolio del mare del nord dell'Inghilterra, non si erano scatenate le guerre in Africa fatte dai francesi per impossessarsi dell'uranio e compagnia. Va bene. Allora, gli arabi aumentano il prezzo del petrolio, gli altri, a questo punto gli Stati Uniti rimettono in produzione la loro produzione, nel mare del nord cominciano a scavare i pozzi, eccetera, eccetera, ma gli arabi che vendono questo petrolio cominciano a incassare dei soldi, un sacco di soldi. Tanto che tra 1973 e il 1975, quindi 2 anni e mezzo, neanche 2 anni e mezzo, gli arabi accumulano un eccedente di $350 miliardi di quell'epoca, oggi sarebbe il doppio, 700 miliardi circa. 350 miliardi di dollari arabi, non dell'Occidente. Ricordatevelo, perché poi ci torniamo, questo ha un'importanza sulla storia. A quel punto l'Occidente e gli arabi si chiedono cosa fare con questi soldi. Cosa che avrebbe fatto chiunque tra noi. E qualcuno potrebbe dire, ma perché non li occuparono a svilupparsi? E qui si potrebbe parlare di classe dirigente voraci, di ladri, di corruzione, ma il problema non è sostanzialmente lì, il problema è che non si potevano occupare dello sviluppo degli arabi in quel momento perché non esistevano le condizioni per farlo. Faccio un esempio banale. Se uno vuole formare degli ingegneri, e a un certo punto nel 75 c'ha i soldi, fu il caso dell'Iraq, per esempio, deve prima però avere dei ragazzi che hanno fatto la scuola dell'obbligo e il liceo. E quando non ce li ha, perché fino a 2 anni prima nessuno andava a scuola perché non c'erano soldi, devono passare prima 12 anni prima di far funzionare l'università.
Quindi lo sviluppo, per così dire, richiede dei tempi, i tempi per i corpi, i tempi per il personale, i tempi per la formazione, i tempi per la trasformazione della società, i tempi per la burocrazia, i tempi per fare un qualcosa sul quale si possano iniettare delle qualcosa di più che isole di sviluppo o di qualcosa di tecnologicamente avanzato. Gli arabi non avevano voglia di aspettare questo tempo, non ce l'avrebbe avuto probabilmente nessuno, quindi comprarono un po' di cose, anche di questo si è dimenticato, per esempio lo Shah dell'Iran, che poi cadette un paio d'anni dopo, si comprò un pezzo della Mercedes-Benz e il cattivo Gheddafi si comprò un pezzo della Fiat. In verità regalò dei soldi agli agnelli, anche questo si è dimenticato, perché qualche anno dopo recuperò i suoi soldi a un prezzo minore di quello che gli aveva dato. Per cui questo potrebbe spiegare anche alcune delle politiche italiane, raramente nessuno si ricorda dopo del perché gli italiani o gli altri fanno questo o quell'altro in rapporto a alcuni paesi. Però, fatto questo, avanzavano ancora la bellezza di 330 miliardi di dollari. Poi vi do un qualche esempio per capire quanto vuol dire 330 miliardi di dollari. Allora, gli arabi decisero di usare questi soldi per guadagnarci altri, che è quello che probabilmente avremmo deciso tutti, messi in quella situazione. E scoprirono che il miglior modo per guadagnare dei soldi era quello di metterli nelle banche, che davano più soldi di quelli che uno guadagnava facendo una fabbrica. Allora, domanda, se voi siete un arabo e state a Baghdad piuttosto che alla Mecca e avete in tasca 30 miliardi di dollari da mettere in una banca, su quale banca andate? Per non offendere gli arabi, cioè io sono latinoamericano, diciamo, se io fossi un cileno e i soldi fossero a Santiago, dove li metto? Risposta: nelle banche buone, quelle più grandi, quelle più solide, quelle più belle, Francoforte direbbe uno oggi, a quell'epoca a Londra e a New York. E infatti quei soldi andarono tutti a Londra e a New York, 330 miliardi di dollari. A quel punto cosa fanno le banche? Le banche, come voi ben sapete, non sono degli organi di missionari, ma non sono neanche della gente che custodisce dei soldi. Le banche hanno come mestiere quello di prendere dei soldi degli altri e investirli in altre attività sulle quali ricavare un guadagno. Questo è del tutto logico, legittimo e normale. Quindi le banche presero questi soldi e li prestarono. A chi? Ma io ho detto, nell'Occidente, ricordatevi che il punto di partenza era, l'Occidente era in crisi, stava ricambiando la sua produzione, quindi ne prese qualche soldo, ma sostanzialmente l'Occidente aveva il problema di mantenere la sua struttura produttiva mentre la cambiava e quindi doveva vendere quella sua produzione ad altri. Questo era il suo problema. Quindi l'Occidente ne prese pochi soldi in quel momento. I soldi andarono a finire nei paesi che potevano comprare ciò che l'Occidente voleva vendere. Allora, quali erano questi paesi? Continuiamo a fare i conti della serva, cioè quelli che avrebbe fatto chiunque di noi. Io sono la banca, devo prestare i soldi, a chi li presto? Beh, anzitutto li presto a uno che sia amico, mica li prestano agli nemici. Due, glieli presto a qualcuno che me li possa pagare. Giusto? Terzo, glieli presto a qualcuno che sia efficiente ad spenderli. Quarto, glieli presto a qualcuno che compri quello che io voglio venderli, perché dovrei prestarli a... Se voi vedete questo semplice tabulato di condizioni, tirate le conseguenze. Stiamo parlando di banche occidentali e siamo nel quadro dello scontro est-ovest. Quindi chi sono gli amici? Risposta: i paesi comunisti. Non c'è niente di male, insomma, quelli erano gli amici. Va bene. Quali sono quelli che possono pagare? Risposta: i meno poveri tra i poveri. Evidentemente il problema non era prestare dei soldi ai mozambicani, che ne avevano pure bisogno, ma era quello di prestarli agli argentini, che non sono tanto poveri come i mozambicani e quindi possono pagare. Terzo, devono essere della gente che compra ciò che noi vogliamo vendere. Ora, quali sono, nell'ordine di importanza, oggi è cambiato un po', di quell'epoca le cose che producono più soldi, più profitti? In ordine di importanza erano: uno, la droga; due, le armi; tre, le pellicce. La droga teniamola da fuori, perché in teoria gli stati non se ne occupano, anche se neanche questo è vero, però insomma lasciamolo da parte. Rimanevano le armi e le pellicce. Quindi questa era la prima cosa da vendere. E vendetero quello, andate a vedere le statistiche.
Vediamo un attimo. Quarto, poi vi cito un esempio, dovevano essere efficienti. Che cos'è l'efficienza? In economia l'efficienza è la mia capacità di prendere una decisione a partire dai dati e di implementarla, si suppone che deve essere razionale naturalmente, in termini il più veloci e il più speditamente possibile. Questo è l'efficienza. Ora, come voi vivete in Italia, sapete benissimo che in questo paese e in tutti i paesi del mondo avviene lo stesso, si sostiene che ad esempio la democrazia è molto inefficiente. E lo è davvero, nel senso che l'altro ieri credo, il Parlamento italiano non ha approvato, non so nemmeno se sia una cosa buona, non mi interessa, mi interessa l'esempio, il famoso sanitometro, perché non è stato efficiente a sufficienza per riunire il numero di gente che doveva votarlo. No? E probabilmente succederà lo stesso settimana prossima con il decreto antinflazione, che è un po' più pesante se non succede. Quindi la democrazia è poco efficiente. Si perde un sacco di tempo, la gente discute, bisogna convincerli, poi c'è sempre un di Pietro, insomma c'è un sacco di cose. Allora, chi non è così inefficiente? Ma chi non discute? Pensate un attimo se noi trovassimo un paese nel quale il presidente ha dei poteri assoluti, il Parlamento è formato, mettiamo, quattro persone, e quelle quattro persone sono anche il potere giudiziario, e in più sono anche la Corte dei Conti, nel senso che controllano i loro conti loro stessi. Esisterebbe solo nei racconti di Alibaba? No, era l'Argentina. Nel 1975 i quattro generali erano potere esecutivo, potere legislativo, potere giudiziario e Corte dei Conti. Ed era il Cile, era il Brasile, era il Venezuela, era eccetera, eccetera. C'erano. Per di più, come quei paesi avevano questa concentrazione del potere, avevano bisogno di armi. Torniamo a quello di prima. Perché il loro primo problema, oltre a quello di farsi la guerra tra di loro, era quello di combattere le proprie popolazioni, che andavano combattute, perché succedeva spesso che questi non erano d'accordo con quella vita che facevano. Succedeva in più che c'era una classe dirigente che aveva bisogno, che aveva voglia di farsi vedere e che quindi aveva bisogno anche di pellicce e di articoli di lusso. Allora, vi cito le statistiche cilene per dirvi che nel 1975 il governo cileno, il generale Pinochet, provocò un aumento dell'importazione di pellicce europee del 5.000% in un anno, e che sempre nel 1975 l'Air France inaugurò un volo quotidiano tra Parigi e Santiago sulla bellezza di 20.000 km per portare delle brioche, perché c'era un sacco di gente alle quali piacevano le brioche di Parigi, in un paese di pazienti. Va bene, per cui non è un'invenzione, e andò effettivamente così. Risultati. Tra il 1976 e il 1977 questi paesi ricevettero 350 miliardi di dollari in prestiti. Quali sono? Non ci dato qualcuno. Fate l'elenco e vedete se funziona con quello che ho detto prima. L'Argentina, il Brasile, il Cile, la Colombia, il Messico, l'Indonesia, la Nigeria, la Corea del Sud, la Thailandia, e mi manca qualcun altro perché probabilmente lavoro con un elenco di 10. Erano tutti uguali, tutti avevano un generale che dirigeva il governo, tutti avevano dei problemi di repressione interna fortissimi, tutti erano ricchi di materie prime, tutti avevano la possibilità di sviluppo, tutti erano i meno poveri, insomma, quello che ho detto prima. Aggiungete a questo quello che non è un incidente, che vi ho già detto prima, i 350 miliardi di dollari prestati erano i soldi degli arabi. E ogni tanto qualcuno dice, oddio, ci ha preso i nostri soldi, ridateci. Ma guarda che era un errore, i soldi erano arabi, non erano dell'Occidente. Non erano né italiani, né americani, né tedeschi. Ma fin lì, tutto filava. I soldi avevano avuto l'avallo dei governi occidentali, che quindi erano i creditori diretti, erano normalmente contratti a 20 anni di scadenza, e avevano un interesse del 2,5% anno, bassissimo. Pensate che in quel momento, per quello che dicevo, non ne facciamo un problema morale, chiedere dei prestiti può essere una cosa buona. In quel momento, per esempio, le banche svizzere davano degli interessi per i depositi in banca svizzera del 5%. Quindi se in teoria un generale argentino avesse preso un miliardo di dollari e li avesse portati in Svizzera, pagando lui il 2,5% ricevendo il 5%, avrebbe guadagnato dei soldi. Quindi non era neanche un cattivo affare. Il problema è che i generali argentini presero 60 di miliardi e ne spesero 50 in 2 settimane di guerra alle Malvine. Sorry. E i brasiliani ne presero 100 e 90 li usarono, sempre i generali, per fare un progetto faraonico che si chiamava Carajás,
che era un progetto industriale fatto in mezzo all'Amazzonia, che poi l'Amazzonia, ovvero sia la natura, si vendicò, nel senso che oggi è sostanzialmente tutto foresta come era prima, e i 100 miliardi sono andati in fumo. 100 miliardi di allora, oggi sarebbero il doppio, e così via. Comunque, tutti vivevano sani, contenti e tranquilli. Nessun grosso problema. Però, come voi sapete, noi latinoamericani, ho già rivendicato la mia origine, abbiamo tra le molte nostre, tra i molti nostri difetti, il fatto che ci piacciono i tanghi. Molto, molto struggente, molto tragica, che normalmente racconta di amori traditi, eccetera, eccetera. Ma una delle famose, più famose lettere del Paco sostiene che le pene hanno due problemi, le pene nel senso di essere triste. Il primo problema è che normalmente non c'è mai una pena sola, ma ce ne sono casino, una dietro l'altra. E il secondo problema è che le pene sanno nuotare, per cui uno riesce ad affogarle nell'alcol, che è la solita cosa che il Paco viene raccontata, ci vuole, ma poi quelle sono, sopravvivono lo stesso. Qui succede lo stesso, cioè c'era la debilità, c'era il debito e in più arriva la legge. Come il cazzo su qualche cosa, perché senza parlarne male, perché poi tutti i tizi si prendono posto a parlarne male, non per simpatia, ma perché non parlava male di nessuno in pubblico, credo che anche in privato. Vorrei, dice, ve lo ricorderete, cari signori, bisogna ricostruire la grande America, il grande sogno, quella famosa storia della sindrome vietnamita, la sindrome della sconfitta, questo paese che non ha più bisogna rimetterci in piedi, ovvero sia guerra stellare. Tra l'altro va detto che facendo questa cosa si può schiattare la periferia, perché non potrebbe dire tutto sommato, vedendo quello che succedeva lì, diventato un aiuto umano, insomma, questa è una volta. Non era, il problema era che a me quello che interessa in questa sede è che Reagan aveva bisogno di quei soldi che prima andavano fuori per finanziare il suo grande progetto interno. Quindi crea delle condizioni economiche che fanno sì che i soldi finiscano negli Stati Uniti. Come lo può fare? Ma lo può fare semplicemente imponendo delle condizioni sui tassi di interesse, per dire la cosa più banale, che nessun altro può fare. Per esempio Reagan fa sì che le banche degli Stati Uniti offrano dei tassi di interesse sui depositi talmente alti che i depositi dell'Europa, dell'Asia e dell'America Latina partono tutti verso gli Stati Uniti. Cioè, perché non lo hanno fatto neanche gli europei? Perché quello che fanno i cap non lo fanno i secondi. Insomma, ci torniamo sul concetto, ma voglio dire, il diritto è anche fatto dai rapporti di forza, non solo una questione fatta di pura logica formale. Allora, ma lui, diciamo, questo è ciò che fece verso l'Occidente. Tenete presente che Reagan negli 8 anni di presidenza di Reagan sono partiti dall'Europa la bellezza di 450 miliardi di dollari verso gli Stati Uniti e dall'Asia altri 300, e i 300 dell'Asia sono la causa di quello che poi saranno le crisi odierne dell'Asia, anche se poi anche qui nessuno si ricorda. Dell'America Latina e dell'Africa ne partirono parecchi, ci torniamo dopo, invece quello è un nostro tema. Ma lui poi fece un'altra cosa, cioè, ma noi abbiamo dei crediti che sono delle banche, d'accordo, con i soldi aerei, anche nostre, verso questi paesi poveri, questi fratelli poveri, pensiamo a lei, i fratelli poveri. Cambiamo le condizioni. E Reagan viene eletto nel novembre del 78, nel dicembre del 78 lui fa un decreto nel quale si dice così: cari signori, a partire da oggi la titolarità dei vostri debiti non è più verso il governo degli Stati Uniti, ma verso le banche. Primo punto, quindi tramite con loro. Secondo, a partire da questo momento i crediti che voi avete contratto per pagare in 20 anni verranno pagati in 5 anni. Terzo, a partire da questo momento il tasso di interesse non è più del 2,5%, ma è del 18%. Devo aggiungere che l'anno dopo il tasso di interesse negli Stati Uniti arrivò al 40%. Comunque, in tutto il periodo di Reagan, presso di 8 anni, il tasso medio di interesse sul debito estero fu il 25%. Allora, riproviamo.
Il pastore va in banca e chiede un mutuo per farsi la casa e chiede 100 milioni per una casa nuova. La contratta al 2,5% e la pagherà 20 anni. Quindi 100 milioni pagati a 20 anni, ogni anno paga 5 milioni, più il 2,5% di interesse su 5 milioni. Beh, dovrei fare questo, 125 milioni, quindi paga 5 milioni, 125 mila lire. La banca le dice, guarda, da domani invece di 20 anni ne paghi 5, quindi invece di 5 milioni ne paghi 20, sul principale. In più il tuo interesse è del 18% invece del 2,5, quindi invece di 250 mila lire devi pagarne 1 milione o 18 milioni. Quindi tu avevi preventivato l'anno prossimo pagarne la bellezza di 2 milioni e mezzo o qualcosa, invece ne devi pagare 38. Come io credo che il fattore non si succederebbe per un uomo di Dio, credo che probabilmente quello che farebbe è quello che ha fatto gli stati, ovvero sì che non si possono neanche loro suicidare, anche con altri crediti per pagare i debiti. E da quel momento si apre una spirale perversa attraverso la quale si continua a chiedere dei crediti con l'unico scopo è pagare gli interessi sul credito che c'era prima. Anzi, anche questo viene facilitato. Allora, l'esempio è quello che ho appena fatto. Cioè lui doveva pagare... Dopodiché, perché fin lì stiamo parlando di, passatemi il termine calcistico, di uno che ha preso, no, non parliamo di calcio, il calcio torniamo più tardi che siamo più diventati più amici. Diciamo che stiamo parlando di gente che, ma mi vengono solo dei termini che non sono noveni in un luogo così, diciamo, l'hanno presa sul combo, diciamo, cosa direi io che sono gioventù. Va bene. Dicevo, questa gente non può pagare. Cosciscienza infusa. Ed è nei confronti di questo che bisogna in qualche modo rimettersi in piedi. E il debito estero è una buona leva per farlo. È una buona leva per farlo ed è una leva urgente, perché quelli hanno più bisogno, più urgentemente, di quelli che noi abbiamo. Il mio è un problema di dare un senso alla mia vita, ed è un grosso problema. Ma il problema loro è quello di sopravvivere, ed è certamente molto più grosso ancora. Per questo io vi ringrazio. Devo dirvi che non avrei pensato qualche anno fa che la storia del debito estero avesse richiamato l'attenzione di nessuno, e su questo mi sono molto lieto alle chiese che lo hanno posto come problema. Perché c'è un sacco di gente come me che di questa roba la va ripetendo da 20 anni o da 15 anni e nessuno ci ascoltava, specialmente tra gli amici e le fidanzate di turno, perché erano costrette, come essere. Ma le chiese hanno avuto la grande forza di porre questo problema, e in questo senso credo che abbiano acquisito, anche per uno che io non voglio fare con di fede di nessun tipo, ma voglio dire che ne sono grato e che davvero la possibilità di parlarvi di queste cose, di dirvi le mie poche cose, le poche cose che io so su questo, mi sembrano delle cose che io ringrazierò per quello che mi resta da vivere, che non sarà eternità, ma sono quello che è. Questo è. Io credo che noi possiamo essere la voce di gente che non solo ha una voce, ma che spesso non sa neanche del problema che ha. Abbiamo più strumenti, non per fare del paternalismo nei loro confronti, ma perché i loro problemi sono anche i nostri, e perché senza trovare delle soluzioni per il loro problema non ne troveremo neanche per i nostri. Io credo che alla fine dei conti, questa è una vecchia cosa, anzi, mi permetto di chiudere citando un paio di poeti, dopo latinoamericani. Uno spagnolo, sosteneva che non ci sono strade, ma le strade si fanno.
cammina. E questo dovrebbe dare una risposta a chi chiede sempre: abbiamo un progetto pieno? No, non ce n'è, ci sono delle idee grosse, il progetto lo dobbiamo fare. L'altro è semplicemente un poeta cileno il quale scriveva che da quando era uscito dal Cile gli avevano raccontato che i cileni erano molto mutati, erano diventati più intelligenti, più bravi, ma che lui dopo vederli l'unica conclusione che tirava fuori è che erano molto più magri e che probabilmente si divertivano assai di meno. Ovviamente lui lo raccontava al poetico, ma insomma è questo. Io credo che il nostro tempo ci offra delle possibilità pazzesche, enormi, che noi siamo seduti su delle miniere di diamanti e che allo stesso tempo ci dia in mano la possibilità di far saltare questo cavolo di pianeta che non sta più in piedi se noi non ci prendiamo la briga di curare le cose che non funzionano. Perché così? Io non voglio fare del terrorismo, ma questo mondo dove se solo i cinesi avessero i frigoriferi la temperatura aumenta di 10 gradi e tutti andiamo sott'acqua per l'effetto serra. Per cui la conclusione logica è: signori cinesi, non devono avere un frigorifero, perché ci dovevano ancora portare dalle parti? Questa è qualità. Oppure qualcuno dovrà inventare un frigorifero con un altro modo di funzionamento. E questo esempio si ripete perenne volte su mille cose. Ora, dopodiché uno può scegliere, o vive da uccellino e finché la barca va lasciala andare, come direbbe Loreto Verde, oppure, signori, riprendiamoci in mano la nostra vita, che è quella di questi signori, che parte della nostra vita, del nostro cosmo, dei nostri fantasmi e dei nostri disordini. E lo possiamo fare. Vi ringrazio.